Tradizione rispettata a Campobasso. Sant'Antonio Abate è sinonimo di fuoco maestoso, di cavatelli e carne di maiale, di buona musica e maitunate. Le catasse di legno pronte dalla notte, gli animali che alla spicciolata ricevono la benedizione in occasione del santo protettore, i volti felici di chi abita nella zona e tiene in maniera particolare alla festa. Decine di persone nel quartiere di Sant'Antonio Abate, simbolo del capoluogo. In serata Nicola Mastropaolo e compagni, protagonisti con le consuete rime in campobassano che prenderanno di mira il politico di turno, il personaggio più in vista, con sfottò e tanta ironia. Ecco le voci della gente. Il fuoco è il simbolo della festività di Sant'Antonio Abate, quindi è impossibile che non ci sia il fuoco. Poi, come si può vedere dalle immagini, c'è questo meraviglioso falò che abbiamo acceso stamattina alle 9:30, benedetto dal nostro parroco, benedetto da Don Ugo, e abbiamo cominciato questa giornata che speriamo è cominciata con qualche goccia di pioggia, però sembra che le previsioni siano verso un miglioramento, quindi speriamo di passare una bella giornata. La serata musicale ormai è diventata storica, la tradizione della canzone campobassana, la tradizione della maitunata, rivisitate un po' sia la canzone campobassana sia la maitunata, per renderla un po' più bella, più appetibile per i giovani, rimodernata. Ho fatto un bel lavoro con i miei colleghi musicisti, veramente un bel lavoro che penso sia stato gradito alla cittadinanza di Campobasso. Abbiamo fatto anche la serata del 31 dicembre a Piazzetta Palombo, gremitissima, e ci rendiamo conto che la gente ha fame, fra virgolette, lo uso questo termine, ha fame delle nostre tradizioni, ha fame della nostra musica, ha fame di queste belle cose. La tradizione è stata rispettata, è andato tutto come doveva andare, alle 9:30 è stata l'accensione e prosegue abbastanza bene. 17 gennaio, Sant'Antonio Abate, Sant'Antuono per i campobassani, chiaramente cavatelle e carne di maiale. Sì, abbascio Sant'Antuono, cavatelle e carne di porco. Sì, oggi il fuoco è stato bello ardente, noi siamo carichi, quindi il 17 si rispetta. Io oggi sono nato su queste zone, quindi per me è una tradizione che non, fin quanto campo non finirà mai, quindi è una bellissima cosa. E siamo qua facendo questa piccola festicciola e ritroviamo i vecchi amici della zona e quindi è molto bello. Un grande fuoco, ma chiaramente anche maitunate e certo. Musica. Certo, la sera qua sarà un evento che attira tantissime persone, però ti devi nascondere perché sennò conoscendoti ti fanno le maitunate, quindi... Comunque è divertente. Noi siamo del posto, non abitiamo più qua naturalmente, però ci teniamo che la tradizione continui e quest'anno ci siamo ritrovati con degli amici per assistere a questa bellissima, bellissima tradizione che fortunatamente ogni anno si ripete. Io sono stato adottato da loro praticamente e faccio parte di questa grande compagnia. Ne manca qualcuno però. Ma aspettiamo. Sant'Antuono Rotoc. Anch'io da parecchio.